Giovanni Paolo II dice, l'anno dell'uccisione di padre Potiusco, dice le parole: preghiamo che da quella morte, di quel martiro, rinasce di nuovo il bene, così come è rinato dalla croce e dalla risurrezione del nostro Signore. Queste parole dice dopo l'uccisione di padre Popieusco, ma Giovanni Paolo II viene qui vicino alla sua tomba durante la visita in Polonia 14 giugno 1987, quando viene il Papa, erano diversi pellegrinaggi, ma nel 1987 il Papa ha voluto venire qua. Arrivato, era un momento molto, molto forte, perché arrivato vicino alla tomba, il Papa si inginocchia e bacia quella tomba qui. Era sulla destra, baciando, messo le mani e baciava, e questo sacerdote diventa un simbolo, sacerdote martire, sacerdote che era perseguitato, che era anche, diciamo, seguito da agenti della sicurezza interna della Polonia. E proprio voi immaginate cosa li facevano qui. Quando lui abitava in questa canonica, era sempre dietro qualcuno che lo seguiva, perché questo sacerdote non aveva paura, aveva soprattutto coraggio, e ripeteva questa frase molto importante: diciamo, il bene vince il male, il bene vince il male. Ricordiamoci di questo. Per quello adesso, prima che vedremo qualcosa qui intorno, voglio che facciamo una preghiera con questo pensiero: il bene vince il male nelle nostre famiglie, nei nostri quelli che incontriamo, perché di quelli che ci fanno il male ci sono troppi. Non per giudicare, ma lo fanno perché qualcuno piace anche farla. Ci sono persone, purtroppo, come voi sapete, che godono quando uno sta male. Guardate quanto è questo brutto. Che io dicevo nell'ultima forse predica, quando dicevo, la gente oggi ha paura di rispondere sulla domanda come stai. Allora certi si nascondono così così, anche che stanno bene, perché hanno paura che quello invidioso me lo prende qualcosa, che io sto bene, allora sarà arrabbiato. Male, male, sto sempre. Allora la gente diventa come spettacolo. Quante gente io ho conosciuto che stanno bene, ma sempre si lamentano, sempre si lamentano, perché ancora non hanno capito che cos'è il dolore e il male. Di Giovanni Paolo II, padre nostro, io volevo aggiungere un po', e insieme con lui, con Giovanni Paolo, vogliamo anche noi cantare, per chiedendo beato Jerzy, Jerzy Popieluszko, scritto, aveva 37 anni quando è stato ucciso. Ucciso 19 ottobre 1984. Chiudono quel sacco. Dentro del sacco mettono una grande pietra. Insieme a questo voglio dirvi che penso che anche la Chiesa qualche volta pagherà qualcosa. Insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per tutte intenzioni, Don Jerzy, tu che hai combattuto per la dignità delle persone in Polonia, per quelli soprattutto che erano senza lavoro, per quelli che erano disperati in quel tempo degli anni 80, tu hai combattuto donando la tua vita. Oggi noi ti chiediamo, in questo nostro viaggio, pellegrinaggio, ti vogliamo chiedere per le nostre famiglie, per tutta l'Italia, per tutti quanti che sono in difficoltà, senza lavoro, senza le prospettive. Preghiamo per le famiglie dove manca l'amore, perdono, ma beato Jerzy Popieluszko, martire,
a noi ti chiediamo, chiediamo insieme, insieme vogliamo chiedere, Signore, con San Giovanni Paolo II, che è venuto qui, che penso che è con noi oggi, quando è venuto nell'87, baciato la tua tomba. Ma noi ti chiediamo oggi, nostro sacerdote martire, di baciare piedi il nostro Signore Gesù Cristo da parte nostra, che possiamo essere buoni uno verso altro, amando prossimo, non mai andare con il male, ma vincere con il bene, come dicevi. Male si vince con il bene, di quello vogliamo fare. E come ci ha insegnato Gesù Cristo la preghiera, ci invochiamo con nostra preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi chiediamo, nostro parroco, che ci dà la benedizione a noi. Chiedi, fai qui vicino alla tomba quella benedizione che ci viene per famiglie a Gragnano, nella parrocchia, a tutti quanti che sono con noi e per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Per intercessione di San Ierzu, il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.